Let's do this. Okay. I'm still outside with the grip. What you expect, my jewelry? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Innanzitutto vi posso ufficializzare il mio secondo Godly Rank. Sono finito 953esimo e ho ottenuto la mia seconda stellina. Pensavo di rientrarci meglio, ma a quanto pare verso le ultime ore hanno davvero tryhardato pesante. Detto questo, oggi andremo a giocare il nuovo Zenkai di Goku Super Saiyan del film di Broly. Buff sia per Son Family ma anche per Movie. Lo giocheremo sicuramente nella sua miglior lineup, affiancato da Gogeta Ultra e i Blue Boys. Andiamo subito a vedere il kit, perde giusto questa unique che è carina per i buff alla morte, ma sicuramente la meno importante. Dal kit mi ispira davvero tanto, quindi mi aspetto cose carine da questo personaggio. Detto questo, andiamo in PvP. Ok, siamo contro Mono Purple, questo team ormai ci perseguita anche a inizio season, ma parliamo un pochino di questo Goku Super Saiyan. Zenkai che sinceramente non ci avrei scommesso nulla sopra, perché partiva da una base che non offriva molto, e invece almeno dal kit sembra parecchio interessante. È il solito supporto che deve morire per buffare gli alleati, davvero ottimi buff alla morte. Oltre al danno generale, anche buff sull'ultimate, key recovery, recuperate vita, mette anche dei buff sugli avversari, quindi è davvero molto fastidioso appena muore. Inoltre però ha una main che consente parecchi danni, se sbaglio un 50%, per i primi 60 counts. In realtà ci sono delle percentuali che scalano, ma voi tirate subito la main e prendete il 50% di buff, perché in base agli alleati in vita ma potrete tirarla dopo soli 10 counts. Andiamo un attimo qui. Buoni danni, vedete comunque. Questi sono ottimi. Tanta roba. Perfetto, vi ricordo che Zenkai 4. Quindi in un meta poi piena di viola, io penso che possa performare bene. Inoltre anche un ottimo controllo su Rising Rush. Per quale motivo? Ogni volta che l'avversario tira il Rising Rush, lui si esaurisce i counts di 10. Quindi potrà rientrare, potrete sacrificarlo e prendere il buff. Questo vale anche per le ultimate e per le special move, però per 5 secondi. E indovinate con chi sinergizza meglio? Proprio Gogeta Ultra. Anche Gogeta, se vi ricordate, ha i sub counts di 5, quindi sarà sempre coperto dal Rising Rush. Questo Goku è tanta roba. E se non sbaglio è anche uno dei pochi, se non l'unico, che nel movie ha un ultimate. Quindi sembra proprio nato per lui, perché non lo giocherete con Gohan e Goten e Zenkai. Cioè sì, potete farlo, ma è una versione molto pezzotta del movie. E abbiamo parlato del Rising Rush, anche se a noi sinceramente importava poco, poteva anche morire. Diciamo che scaduti quei 60 counts dove fa danni, lasciatelo morire come sacrificio e buffatevi alleati. Però mi ha fatto vedere bei danni. In realtà a difese non sta messo, cioè sta messo bene perché ha difese molto alte, però non ha damage reduction. L'hanno fatto apposta perché tanto deve crepare, quindi sti cavoli di essere un muro. Tank è giusto, tank è giusto. Ho messo anche qualche equip difensivo. Vediamo questa. Buona. Altra kill. Qui penso di aver anche finito i buff, forse. Comunque si sta comportando davvero molto bene. Ok. Oddio. Mi sa che a mezzo laggato ho fatto un float stranissimo. Ok, altro Mono Purple ancora più pompato di quello di prima. Davvero stanno belli inturbantati anche inizio season. Vabbè, questa la puoi tankare. Cioè, in realtà non è che mi dispiace molto, perché con questo personaggio stare contro Full Purple va bene. Questo ragazzo ultra aggressivo, neanche fa lo step. Piedista special. Ah ecco, effettivamente la verde non l'ho menzionata. Molto forte, anche la verde.
per contrabbaffare gli alleati a se stesso, sabba di 2 i Gaunt per rientrare. Quindi anche carino per le rotazioni, per stare tranquillo, metterlo nel Racing Crash. Ok. Ora, verde, come vedete posso già rientrare con le Gogeta Ultra. Ok, calmo. Calmo assolutamente. Non male i danni, eh. Questi sono danni contro Trypku, e sapete tutti che tanca qualsiasi cosa. E questo personaggio non è un damage dealer. Non male, mi sono piaciuti. Carino, carino, perché con la main attiva riesce a fare anche buoni danni. Poi se riesce a performare in early e morire verso il mid late game per dare il bonus, ha fatto il suo lavoro. E stiamo a Zenkai 4, eh. Mancano 3 pannelli interi più l'ultima unit. E se non sbaglio si gilla anche le main avversarie, altro effetto fastidiosissimo. Vediamo se lo ammazza, penso di sì. Boom, kill, bello. Molto molto bene. Mi sta piacendo parecchio. Penso miglior giallo del movie a mani basse. Ok, siamo contro un Future con Gogeta Ultra. Va bene. Questa qua già ti farà malissimo. Sì, 3/4 HP sono volati. Perfetto. Almeno siamo un attimo usciti dal loop dei Monopurple, non ce la facevo più. Prendiamo un team, diciamo, più tranquillo, perché alla fine aveva belle stelle. I 3 personaggi sono tutti forti. No, c'ho la mini sigillata. Ok. Vediamo se riesco a prendere il pick di special. Attenzione. Vediamo se riesco a... ad ammazzarlo prima che rientri in Zamasu. Di quanto? Un altro stack ed era morto. Belli questi danni. Questo Zenkai 7 era morto, 100%. 2 strike e una special contro i Blue Boys. Per carità, sì, colore a favore. Ma sapete anche voi che loro tankano qualsiasi cosa. Sono belli solidi. Ok. Questo flash devo vincerlo. 999. Ok. Ottimo. Mi sa che Rosemasu ce lo siamo giocati, eh. Game che si fa in discesa. Va bene. Manca la morte, ugualmente la main sigillata, mio dio. Non si leva nemmeno la morte. Madonna, che fastidio. Muore anche tu, rimane solamente Gogeta. E questo lo pareggio. Si va di nuovo in clash. Passo da 999 a 870, vabbè. Parte che aveva fatto 996, quindi dubito che avrei vinto in qualsiasi caso. E Gogeta ti saluto, possiamo ancora vincerla, non c'è problema. Però mi sa che il nostro Gogetozzo è andato. Vediamo. Oh, buoni, 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 buoni. State buonissimi. Vabbè, adesso è andato. Almeno ha sprecato il Vanish, adesso non ha più niente. Oh, no, non ci prende, non ci prende. Penso che il game sia finito, eh? Perché ora entrano i Blue Boys. Strike, switch, mi buffo la special, strike, special. E credo che qui entri l'LF. Ok, è proprio quel fusion mancava. Gogeta 4, Super Vegito e Gogeta Ultra. Entriamo subito in combo. Vai, tiriamo una special con Goku. Ok, non c'è ancora i buff di main, adesso picchia poco, è normale. Vai. Ora ci prendiamo i buff di main. Ok, tiriamo una special. Va bene, va bene. Era la prima combo. Ma comunque, ripeto, lui non deve fare chissà quali danni. Eppure ne sta facendo, almeno dei game che ha fatto al momento.
giochiamo un po' passivi qui, eh. Niente, niente. Questa qua entra in combo. Va bene. Facciamo così. Via. Peccato non avere una speciale in mano. Va bene. Vorrei entrare in combo per... Ah. Ma in teoria potrei anche metterlo dietro a tankare. Dai, sì. Così testo un po' le difese e poi se TR si ingrash, sinceramente, va solo a favore mio. Perché è quello che voglio. Perfetto, voi dovete puntare a farvi TR si ingrash su questo personaggio. Ora lui muore e prendo i buff sia su Gogeta Ultra che sui Blue Boys. E Gogeta, oltre ai buff normali, prende anche quelli sull'ultimate, quindi voglio testare i danni. Peccato non avere l'ultima unique, se no erano anche debuff sull'avversario più un 10% di damage cut per gli alleati, che non fa mai male. Comunque siamo entrati in combo, bei danni, si era scordato assolutamente del lock di Gogeta Ultra perché io ho scoppiato Gogeta 4. Ok. Doppia ultimate, ci sta. No, ha tirato la magica strike in mid range, finita. Mi sa che rimango 1v2 con i Blue Boys. Mo tocca clacciare. Sì, tocca clacciare, però sono pieno di buff. Sono pieno di buff, vediamo se riusciamo a vincere sto game. Perfetto, vai. Allora, ora si ingrasce, però vorrei ammazzarlo. Magari senza quest'ultimo, più che altro perché... Allora, Super Vegito ha ancora l'ultimate, che è un problema. Gogeta Ultra però la standing si prende un'altra ultimate. Vediamo. Allora, tu... Ok, ok, questo muore. Questo muore, rimane solamente Super Vegito. Belli i danni, eh. Belli comunque i danni. Ok, ha sbagliato per fortuna. Vai, ora si ingrash. Se adesso lo prendiamo il game è finito. Almeno ho anche la partita in cui possiamo testare i buff alla morte. Racing Crash parato un problema. Perché ora si può curare? No, non ci credo. Non ci credo. Mi sa che ho perso, vediamo. Sto tankando bene, però esatto, ultimate. Oddio, mi sa che muoio. Oddio, è droppato. Oddio, è droppato. GG. Ok, ragazzi, lo showcase termina qui. Goku Super Saiyan mi ha fatto un'ottima impressione per essere a Zenkai 4. Colore giallo, buoni danni in quei 60 secondi di buff. Ottimo controllo sul Rising Rush per via della Unique, ma oltre a quello si subirà anche le special avversarie. Buff alla morte pazzeschi, direi pienamente promosso. Lo riporterò sul canale a Zenkai 7 e poi ditemi voi se volete che lo giochi anche nel Son Family. Io vi saluto e noi ci vediamo con il prossimo video.